L'autismo propone sempre parole sbagliate, poche, e fingendo attorno a tutto cerca silenzi tranquillanti. Questo libro, con tutte queste tante bellissime parole, è un lavoro immenso che ha fatto Pier Carlo con questa sua modalità di scrittura particolare, di cui se volete parleremo. E ciò che ci importa capire, mi importa che voi capiate, è che è un lavoro faticoso a cui lui si dedica con grande impegno e fatica. È veramente un'autobiografia sua. E si parla di tante cose, non solo di cose spiacevoli, anche di cose allegre, scritte lentamente, faticosamente, per quello che lo riguarda. Solo con il computer, Piercarlo non riesce quasi a scrivere a mano e il suo pensiero ha cominciato a uscire e a sorprendersi. Però lui ha tenuto duro, la sua famiglia ha tenuto duro e alla fine è arrivato all'esame di maturità normale, non a un esame di maturità per finta. Ecco, quindi lui ha sostenuto, scrivendo anziché parlando, le prove richieste dall'esame di maturità. E ce l'ha fatta grazie a una cosa che forse non emerge mai con chiarezza. Ce l'ha fatta perché ha insistito, ha voluto e ha lottato per essere insieme a chi aveva quelle parole e a chi aveva quell'idea di tempo, portando le proprie parole e la propria idea di tempo. Asino, ho detto. 1998. Elementare del PEP, quartiere di Montebelluna. Mia nuova scuola, mamma diceva. Fuori, cortile con alberi. Dentro, si navigava lentamente su pavimenti di marmo. Tutti calmi e spazio. In classe stavo poco. La maestra di sostegno mi portava fuori zona compagni. Dovevo fare un percorso individualizzato. Aste, veloci disegni di bambini, sporcarmi con DAS, e rispondere a domande come all'asilo, ma non capiva mia aprassia. Voleva elenco lettere alfabeto, vuoto di segni per me. Lei non capiva, e labile era la sua pazienza. Deserto con maestri di sostegno. Cambiavano due, tre ogni anno, più le supplenti. Parlavano di graduatorie, malattie, bambini malati. Scappavano sempre, ed era un continuo cambio. Facce nuove, tutto da rifare. Io ero il loro tempo d'attesa. Tutte sapevano niente di autismo, ma non si interessavano di fare. Mi portavano nell'atrio della scuola e mi dicevano, fai un disegno. Loro prendevano il caffè e chiacchieravano. Io imparavo scarabocchi. Capivo di stare ai margini e poco contava di me. Più valido percorso con le mie maestre di classe. Facevano le cose con calma e mostravo interesse. Modulavano bene la voce e stavo tranquillo. Piano piano capivo. Mi sollecitavano a dire ma non riuscivo. Non insistevano. Stavo con i compagni. Sentivo meglio e mi nominavo normale. Mi piaceva ascoltare la maestra Rosa. Spiegava una parola e la ripeteva. Cacciavo il nuovo suono e lo ripeteva. Prima era solo un suono. Poi il suono diventava immagine, ma non riuscivo a pronunciare e restava solo l'immagine nel cervello. I suoni correvano e andavano oltre. Niente immagini per parole veloci, solide come sassi. Suoni lenti e ripetuti, invece, sdoganavano le parole, ma ci voleva pazienza. Pesante assedio, volava l'ansia. Sacco di novità, qualcosa iniziava ad accendersi. Capivo legame suoni parole, ma tutto troppo veloce. Bisognava srotolare saperi, mi chiedevano di ripetere. Non potevo ripetere suoni di nebbia. La musica è un navigare diverso, avvolge e non chiede di fare. Magari ondeggio e ballo da solo, ma non è fare. Un giorno la maestra Rosa parlava di un asino che tirava la corda.
Sul muro dell'aula c'era il disegno con una scritta e la figura di un asino. Riuscivo a leggere la scritta. Nella ricreazione, un compagno faceva finta di fare l'asino che tirava. Io ero vicino e gli dissi: asino. Mi diede uno spintone buttandomi a terra. Gli altri compagni risero e cominciarono a ripetere: Carlo ha detto asino, Carlo ha detto asino, e si divertiva. Io ero per terra e li guardavo ed ero contento. Per la prima volta avevo collegato immagine, suono, scritta e parola. Dicono che avevo 10 anni. Le maestre facevano segni sulla lavagna, dicevano lettere, numeri, graffi, segni da capire per me. Tutto troppo in fretta. I compagni non mostravano ansia, leggevano, scrivevano, parlavano. Per farmi dire, insistevano un poco, poi mi lasciavano stare e andavano oltre. Restava un sacco vuoto.